Buongiorno a tutti e ben arrivati. Ben trovati, siete alla penultima giornata di questo lungo laboratorio durato 2 settimane, siete quasi sopravvissuti e devo dire con dei cambiamenti che Richard avrà modo di testare per bene domani. Intanto appunto grazie per continuare ad esserci, siete stati bravi a reggere tutto il tempo in una cosa non facile. Siamo alla chiusura, nel senso anche logistica, di un percorso che è iniziato più sugli elementi artistici, è passato attraverso i drammi finanziari, legali, in qualche modo di presentazione con pitching, packaging. E con Richard oggi chiudiamo sul marketing e sulla distribuzione. Chiedo a Richard di iniziare raccontando un po' di lui, intanto per ovviamente presentarsi e dirvi cos'è che fa, ma soprattutto per farvi vedere che di nuovo, come Graziella, è una figura che è passata attraverso diverse fasi dell'industria cinematografica. Quindi non siate, come abbiamo detto questi giorni, chiusi in un unico focus. Ok, non aggiungo altro, lascio la parola a Richard. Richard Olson, Picture Tree International, vive in Italia da un po' di anni e ha origini svedesi, ma ora vi racconta lui di più. Io non ho bisogno di quello, no? Ok. Benissimo. No, come ha detto Alessandra, e come probabilmente avete già capito, non sono italiano, quindi chiedo subito scuse in anticipo per il mio italiano, che non è al massimo delle, come dire, aspettative. Sarà un po' una tortura acustica per voi questi 2 giorni, quindi un po' di pazienza, perché adesso è da tanto anche che non insegno in italiano, lavoro in inglese e parlo in svedese con le mie bimbe, quindi il mio italiano ogni tanto va in tilt completamente. Il vostro inglese com'è, tra l'altro? Va bene, perché ci sono i concetti che si traduce difficilmente in italiano, quindi userò un po' di inglese qui e là. Ma prima di arrivare a me e chi sono io, volevo solo fare, e questo l'avete già fatto tante volte immagino, ma possiamo solo fare un giro due parole su di voi e la vostra esperienza, come dire, principale nell'ambito audiovisivo, solo per capire un po' chi siete voi. Allora, cominciamo qui. Allora, buongiorno. Prova. Sì. Posso? Buongiorno a tutti, sono Francesco Cassano, c'entro poco con il mondo delle produzioni perché non ho né una casa di produzione né nell'immediato ho volontà di produrre, però sono qui per curiosità perché io studio recitazione da un po' di anni e quindi volevo capire anche quello che c'era dietro, no? Il mondo proprio del set e tutto il resto, quindi sono qui per capire, per apprendere nozioni che possono essere importanti e utili e per conoscere persone comunque che possano trasmettermi qualcosa che poi potrà servirmi magari. Tutto qua. Benissimo. Allora, sì. Io sono Francesco Amendolito, mi sono laureato in economia, dopo ho lavorato in varie produzioni sia come assistente di produzione che assistente regista. Sia teatro, corti, film indipendenti oppure una fiction come Caravaggio, dove ho potuto lavorare con Vittorio Storaro. E ora sono qui per aumentare la mia conoscenza sulla produzione e cercare di lavorare di più, che è una cosa che non succede molto ultimamente. Benissimo. Buongiorno. Io sono Chiara, sono un'appassionata di cinema e per la prima volta mi sto confrontando con l'industria cinematografica da un punto di vista produttivo. Io sono Beatrice, e lavoro da 5 anni sui set, soprattutto come fotografia, e da 10 come montatore. E mi piace anche la produzione, quindi sono qui per imparare appunto. Buongiorno, io sono Cristina, ho un passato come architetto e assistente scenografia per un film di Coppola,
poi ho avuto una casa editrice, Francis Ford Coppola, sì. Wow. Sono stata assistente alla scenografia. Bellissimo. Bellissimo, sì. E poi ho avuto una casa editrice, ho curato l'edizione di documentari. E l'anno scorso sono stata direttore di produzione di una webserie e sono qui per imparare sulla produzione e niente, mi piacerebbe continuare sulla scenografia e magari anche la produzione, non lo so, insomma, sono aperta. Benissimo. Sono Simona Palmieri e lavoro nell'ambito della produzione, soprattutto sui set cinematografici, da circa 4 anni. E da poco ho seguito un corso di aiuto regia, ma in realtà il mio ambito è quello della produzione, quindi voglio approfondire la produzione a livello europeo e anche la distribuzione che mi interessa abbastanza. E quindi sono qui per questo, principalmente. Grazie. Martino Vinci, ho lavorato per tanti anni come troupe NG per varie televisioni, adesso con un gruppo di colleghi e pazzi ci stiamo mettendo insieme per, con le varie professionalità, riuscire a creare una squadra per approcciarci anche al mondo della filmografia, insomma. Io sono Mara Beccafarri, mi occupo di video design nel campo della comunicazione visiva, pubblicitaria, sia in campo commerciale che in campo, diciamo, culturale e artistico. E adesso vorrei esplorare di più il lato cinematografico del... Io sono Ias Giubè. Ho avuto varie esperienze sul set, quelli più importanti come produttore di un cortometraggio che adesso è in post-produzione e coautore di un corto documentario. Adesso sto portando un progetto di cortometraggio di finzione come regista e sto cercando di produrlo. Bene, benissimo. Bel gruppo, devo dire, con esperienze un po' da tutte le parti. Chi vuole fare il produttore qui per solo per capire? Bene, bene. Distributore qualcuno? forse sì. Bene. C'è un po' di eco qui, non so se è possibile di ridurre. Come dicevo prima, la mia storia è un po', sono stato un po' dappertutto nell'ambito audiovisivo. Iniziavo già... 94, se mi sa, ho fatto l'assistente di produzione di vari lungometraggi svedesi e poi ho cominciato a lavorare per un fondo regionale in Svezia che si chiama Filmi Väst. Non so se, credo che Graziella probabilmente ha parlato un po' dei fondi regionali. Poi facciamo anche un po' il ricapito delle cose. Epilogo. Epilogo, si dice così? Ah, ok. Un po' la verifica di queste 2 settimane per capire meglio cosa è. Un'interrogazione. Un'interrogazione verbale per capire dove siete arrivati. I fondi regionali sono, come sicuramente ha detto Graziella, è diventata una realtà abbastanza importante. Adesso in Europa esistono da tanti anni, ormai ci sono credo 150 fondi regionali in tutta Europa, qualcosa. E gli ultimi 5 anni anche in Italia.
sono nati vari fondi regionali. Tra l'altro qui in Puglia l'avete la Puglia Film Commission che fa un bel lavoro. Allora, siamo arrivati al no, devo chiudere su di me. Allora, dopo Filmivest volevo provare anch'io a fare il produttore, ho aperto la mia piccola società Fliss Film in Svezia e poi ho fatto anche un corso come voi a Roma che si chiama, o si chiamava perché non esiste più, EMAM, European Master in Audiovisual Management, dove ho incontrato un ragazzo tedesco che si chiama Andreas Rothbauer, che adesso è il mio collega al Picture Tree International, che è la sua società. Quindi queste occasioni di training, di formazione, non solo per le cose che si impara, ma più che altro le persone che si incontra possono rilevarsi importantissimi più avanti, ma anche tra 5 anni, 10 anni. Perché diciamo la verità, l'informazione che dirò io oggi potete anche tranquillamente trovare su internet tutto, non, con un po' di ricerca Google si trova tutto ormai di là. Ma poi con la mia società ho fatto poche cose, qualche cortometraggio, ho sviluppato un paio di lungometraggi con sostegno dall'Istituto del Cinema Svedese, ma era abbastanza faticoso di portare avanti questi progetti e poi si è aperta un'opportunità di lavorare con il programma Media, che si chiamava all'epoca. Oggi hanno cambiato nome, in Italia si chiama Europa Creativa, ancora fatica. Creative Europe, Europa Creativa, sotto programma Media. All'Istituto del Cinema Svedese stava il Media Desk Svezia, informando l'industria svedese sui varie opportunità del programma Media, anni 2000. E lì ho conosciuto una ragazza da Torino che aveva lo stesso lavoro a Torino, che si chiama Silvia Sandrone, e ci siamo messi insieme. e mi sono trasferito a Torino e poi in Italia ho fatto varie cose, ho continuato a lavorare per il programma Media. Ho fatto il Head of Studies per Maya Workshops, credo che Alessandra ha parlato un po' di Maya Workshops anche per un paio di anni, ho fatto un po' di consulenza di qua e di là, c'era un co-production, qualcuno ha parlato dei vari mercati di coproduzione, i forum, di pitching e queste cose. Li abbiamo accennati perché ce ne... Ah ok, quindi sì, allora... Parlerò più avanti della marea di co-production markets che ci sono in tutta Europa. C'era uno a Torino che si chiama European Days, ero un po' coinvolto lì, e poi ho anche lavorato con l'Antenna Media Torino per un periodo. Adesso faccio acquisition and co-production consultancy per una società che si chiama Picture Tree International, che è un sales agent, distributore internazionale, con base a Berlino. Sapete cos'è un sales agent? Benissimo. Qualcuno sa spiegarmi? Perché io faccio fatica a capire ogni tanto. Chi vuole spiegare cos'è un sales agent? Sul livello internazionale? Sì, no, ma è in breve è così. È un B2B, è molto popolare, parlare di B2B, business to business. Il sales agent rappresenta il film sul livello internazionale e vende i diritti o licenzia i diritti del film ai vari distributori locali in tutto il mondo.
Quindi sono dalla parte acquisition, che in italiano è acquisizione. Ma per, non solo per fare una breve introduzione, come perché alla fine si parla di soldi, è questo che normalmente interessa la maggioranza, dove trovo i soldi per il mio film, no? E questa è la domanda principale. Quindi come si distribuiscono i ricavi nel mondo cinema? Facciamo un esempio con un film uscito in sala, un film italiano uscito in sala in 100 copie, ha fatto 1 milione di incassi. Questo è il risultato box office, si dice in italiano, in inglese. Quindi il lordo totale. Che significa quanti spettatori più o meno? 150, qualcosa, 150.000, no? Che è un buon risultato. L'anno scorso credo che La Grande Bellezza ha fatto 1 milione. Un film che ha vinto l'Oscar, ha fatto 1 milione, quindi 150.000 spettatori e comunque per la maggioranza dei film italiani usciti in sala non arrivano mai a questa cifra, quindi è già un buon risultato, diciamo. Un milione. Questo è un esempio solo per farvi capire come si filtrano i soldi nel sistema. Ma cosa si deve togliere? Questo è l'incasso alle sale totale in Italia. 50% all'esercente. No, ma prima dobbiamo togliere qualcos'altro. IVA, tasse. Giusto, 20% di IVA, no? Ah, ok. Quindi 200? Poi aumentate l'IVA. Eh? È aumentata. Allora, resta 800.000. E poi cosa dobbiamo togliere? L'esercente. Quanto? 50%. Da 40 a 60, questo è, ma in media è 50. Anche per semplificare. 50 di 1 milione o di 800? No, di 800. Prima si toglie l'IVA, poi si toglie la commissione degli esercenti. Quindi 50%, che significa 400.000. E qui resta solo. E poi cosa si toglie? Il distributore. E il distributore cosa prende? Il distributore prende sui 40. È variabile, è molto variabile, dipende il titolo, dipende il distributore, dipende, sono tanti fattori lì. Ma prima di togliere la commissione, il distributore toglie qualcos'altro? Questo lo sapete, P&A, i costi. Adesso P&A non ha più tanto senso parlare di prints, perché i costi del DCP, Digital Cinema Package, che si chiama adesso, non è così elevato come una volta la pellicola. Ma comunque ci sono costi abbastanza importanti per un distributore che deve assolutamente recuperare quei costi prima di togliere la commissione. E per un film uscito in 150 coppie o 100 coppie, anche lì varia, dipende tanto, ma può anche arrivare a 200.000. Allora, questo è solo per farvi capire il mondo. P&A del distributore. P&A.
Quindi è rimasto 200.000 da 1 milione. E poi togliamo quell'altra cosa, cos'era? La commissione del distributore, che può anche arrivare, sì, 40, 30, 25 ogni tanto, anche fino a 50. Per rendere il nostro esempio più semplice, facciamo 50% di commissione del distributore. Sono rimasti 100.000 da 1 milione al produttore. Ma il produttore in tasca questi 100.000? Prima investitori. Investitori. E tutti investitori, i cosiddetti in inglese recoupment, i vari finanziamenti che devono essere recuperati. E poi se resta qualche profitto, dove va il profitto? Ma oltre gli investitori ci sono anche un'altra cosa qui, c'è i vari deferrals, perché produrre un film italiano oggi, alla fine sono tanti che posticipano il loro pagamento, no? Quindi anche i deferrals qui. E se resta qualcosa qui, ci sono i profitti. I profitti del film. 2,50 euro. Ma questi profitti può intascare il produttore, tutti i profitti? Se resta qualche... Se resta 10 euro... Il ministero. Sì, il ministero è tra gli investitori. Il ministero non chiede profitto, per adesso non chiede, ma la maggioranza degli altri investitori, tutti gli investitori privati, vogliono parte dei profitti ovviamente. I vari talents, i royalties. Quindi come produttore, come fate a sopravvivere in un scenario così? Che anche quello diventa sempre più difficile sostenere, no? Alla fine diventa uno di questi deferrals, no? Nel piano finanziario. È deprimente questo? Sì, no? Non ne parliamo mai. No, perché ogni tanto ci sono questi casi, no? Come si chiama il chiedo scusa per la mia ignoranza del cinema italiano, soprattutto il cinema panettone, questo. Cantinelle qualcosa, no? Sì. Il record assoluto della storia del cinema italiano. Ma quanti sono andati a vedere quel film di nuovo? Sono 8 milioni qualcosa, no? No, di più. No, ma 8 milioni. 8 milioni è una cifra enorme. Non... Come? Sì, ma 1 milione di spettatori. Prima parlavamo di numero dei spettatori. Quindi qualcuno ci sta seguendo? Ciao, Graziella.
No, perché le cifre del cantone, qualcuno vi ha fatto vedere? Ah, benissimo, benissimo, perché questo è un fonte importantissimo per capire il mercato. Questo è il mercato europeo, il mercato del cinema europeo. In media 70, gli ultimi 10 anni, in media 70% chi occupa quella fetta del mercato? US. E chi occupa questa fetta 25% più o meno? Il cinema europeo. E qui c'è anche un'altra piccola fetta che si chiama EU più US. Cos'è? E coproduzione. Più che altro i grossi, no, perché Stati Uniti non coproduce in modo ufficiale con nessuno, perché non ci sono. Stati Uniti non ce l'ha i trattati, trattati bilaterali con altri paesi, perché non ci sono fondi pubblici in Stati Uniti. Quindi quando si parla di coprodurre con Stati Uniti si intende sempre una coproduzione informale, non ufficiale, rispettando un trattato. Ma per esempio tutti i film Harry Potter, James Bond vengono definiti come produzione europea perché sono girati in Inghilterra. Quindi c'è un inward investment dagli Stati Uniti. E poi resta 5% qualcosa per il ROV. Rest of the world. Quindi se vedete ROV sapete ormai cosa significa, che significa rest of the world. Ma questi 25% film europei, quali film sono questi? Francia, Inghilterra. Sì, no, più che altro sono film italiani in Italia, film francesi in Francia, quindi film nazionali. Infatti in Italia è proprio così, sempre 65-70% US. L'anno scorso era, credo, 30% di i film italiani aveva una fetta del mercato di 30%. No, scusa, allora mettiamo 65 lì, perché resta 5% per rest of the world, incluso gli altri film europei. Anzi, altri film europei saranno forse 4% e 1% film fuori Europa, fuori Stati Uniti. Quindi noi, come sales agent, stiamo giocando su questa fetta qui, praticamente. Provare a vendere i film stranieri in un paese come Italia è difficilissimo, perché qui facciamo competizione con tutto il resto del mondo, con i miglior film del resto del mondo, non italiani, non americani. Quindi potete immaginare la fatica per vendere i film.
non, voglio dire, non rappresentate dai majors o qualche domanda su quello? Non, è solo un breve. Volevo sapere, in questo caso i festival non possono in qualche modo solleticare il gusto dell'utenza italiana e quindi far capire anche a chi dovrebbe acquistare questi film stranieri che in Italia può andare, qualcosa di quel genere? Cioè, dico, solo in questo caso. So che il festival non è proprio il massimo, ci diceva Alessandro, no? Per un distributore, se tu dici voglio portare un film ai festival. Però dico, in questo caso i festival possono essere una vetrina in cui comunque io vedo come sta andando anche un film straniero. Dico, ma guarda, forse il pubblico italiano potrebbe essere interessato, quindi io come distributore potrei investire. Allora sì, cioè, in quel caso funziona, non so se sono stata abbastanza chiara. No, ma per colpa mia. No, tranquillo. No, faccio una premessa perché si parlava del festival come aspirazione massima di molti autori. Raccontavo che dal punto di vista, diciamo, industriale. Non si guarda oltre il festival. Esatto. Dal punto di vista industriale ci sono dipende dai film, ovviamente dal tipo di festival, ma appunto penso a un Peter Jager con Outlook Film, che se gli dici ho fatto 10 festival ti dice io ho perso tot spettatori da sales o comunque da venditore, nel caso da distributore, quindi anche lì serve una strategia sul discorso festival, dove andare, quando e ovviamente per che tipo di film uno sta facendo. Sì, no, dipende tutto l'aspettativa ovviamente, e poi faremo i vari esempi più avanti la cosa interessante con i festival è che è diventata una realtà di distribuzione parallela a quella distribuzione non classica, no? Perché la maggioranza dei film non americani, non italiani in Italia si vedrà solo nei festival. Ecco perché questi screening fee sono sempre diventati più importanti come fonte di guadagno per il distributore, per il sales agent, per il produttore. Non l'abbiamo toccato, lo screening fees, quindi se vuoi approfondire un pochino. Ah sì, no, brevemente, è che ovviamente i festival più importanti come Cannes, Berlino, Venezia non pagano è un onore essere selezionato, per quindi il produttore non chiederà mai un screening fee. Ma per tutti gli altri festival, ma sapete quanti festival ci sono? Ogni giorno vuol dire, ci sono 3, 4, 5 in parallelo in tutto il mondo. No, screening fees. È quello che paga il festival per un film. E la maggioranza dei festival ormai è per forza, per avere i film più in richiesta, devono essere pronti a pagare un cosiddetto screening fees, e possono anche aumentare a una cifra, soprattutto per i piccoli produttori con piccoli film, non importantissima, ma comunque un discreto fonte di ricavi. Varia. Anche fino a 1000 euro, tra 5 e 500 fino a 1000 euro. Dipende un po' quanto grande è il festival e la statistica del festival, quanti
Proiezione avranno se due o tre, se un festival a pagamento ovviamente, quindi il festival guadagna sul film, quindi è giusto che anche il produttore, che ha il diritto del film, guadagna qualcosa, no? Sì, parlavamo di mercati e festival. Sapete la differenza tra un mercato e un festival? Cioè, ogni tanto c'è un po' di confusione. Cos'è un mercato, cos'è un festival? In realtà non tutti i festival hanno anche un mercato, tanto per iniziare. Poi il mercato in realtà è dove si incontrano i produttori e i distributori con chi ha magari anche un progetto. Cioè sono delle occasioni per anche stringere collaborazioni e sono due cose diverse. Cioè avvengono in modo parallelo, ma negli stessi giorni, ma sono ambienti completamente diversi. Giusto, giusto. C'è un nuovo arrivo, possiamo solo avere un breve introduzione. Chi sei e la tua esperienza nel mondo audiovisivo? Ah, benissimo, allora sono Raffaele Battista, sono di Taranto e ho una mia associazione culturale che si chiama Associazione Making and Playing. Ho organizzato un festival di cortometraggi a Taranto in provincia e ho collaborato con varie produzioni per la realizzazione di prodotti audiovisivi e mi è capitato anche di lavorare come aiuto scenografo nel film Mar Piccolo e per il resto mi piace il cinema e sono contento che ci sono iniziative di questo tipo a Taranto. Benissimo, benissimo. È una macchina o cos'è? No, perché per i sales agent i mercati sono fondamentali come luoghi di incontri per compravendita dei diritti dei film. Ci sono quattro mercati fondamentali per ogni sales agent serio. Qualcuno mi sa dire quali sono questi? Seguiamo l'anno scolastico. Si inizia con Berlino. L'anno inizia con Berlino. Quindi Berlinale / IFM. Il mercato si chiama European Film Market. European Film Market, IFM. Che è un mercato in parallelo al festival, il Berlinale. L'altro l'avete già detto? Sì, ma il mercato, come si chiama? Il marché du cinéma. Marché du cinéma. È un evento in parallelo al Cannes Film Festival, ma ovviamente sono... Sì, vuol dire, è molto intrecciati. E dopo Cannes? Che è un po' curioso, quest'altro è il terzo dell'anno, il terzo mercato fondamentale dell'anno. Che in realtà non è un mercato vero proprio, è un mercato un pochino inufficiale, adesso comincia a prendere forma come un... è l'eccezione, è TIFF. Toronto? No, non Torino. Torino.
Toronto International Film Festival, che è un festival, ma che è diventato così grosso, così importante, soprattutto per il mercato nordamericano, che è nata questo mercato. Quindi tutti vanno lì e c'è un'industria e una presenza dell'industria enorme. E questo è soprattutto importante per gli europei, importante per il mercato nordamericano, Canada, Stati Uniti, per riuscire a trovare, perché è lì che hai più possibilità di incontrare i vari buyers americani. E l'ultimo. AFM, non IFM, AFM, American Film Market, Santa Monica. Questo è solo un mercato, non è un festival. Questi tre altri mercati, TIFF è un caso particolare perché è più festival che mercato, ma gli altri sono legati ai festival importantissimi, Berlinale, Cannes. AFM è solo un mercato. Questo per il mondo cinema, i quattro mercati più importanti per il mondo cinema. American Film Market, di nuovo, soprattutto per il mercato americano, e anche ha un focus un pochino diverso, più film di genere, più film mainstream, non tanto film art house. Invece TIFF, perché è così legato al festival, va benissimo anche portare i film di nicchia, art house, questi. E lei, Santa Monica, novembre, Berlino e IFM febbraio, inizio febbraio, Maché maggio, TIFF settembre. In parallelo quasi con Venezia, infatti. Il festival inizia, credo, a metà del festival di Venezia. Quindi ogni anno si vede gente che scappano da Venezia, dopo un weekend a Venezia, il primo weekend a Venezia e poi vanno direttamente a Toronto. E tanti nell'industria vanno solo a Toronto, non vanno più a Venezia, perché i costi a Venezia sono abbastanza elevati, quindi se lo stesso film è anche a TIFF, a Toronto, focalizzano tutto su Toronto. IFM novembre. Inizio novembre. Dicevo, questo per il mercato cinema. Poi ci sono altri mercati importanti, ma più che altro per la televisione. E quali sono questi? Sapete? MIP TV aprile e MIP.com o senza trattino ottobre, no? Se mi ricordo bene. Dove sono? Tutti e due a Cannes. Quindi Cannes, sempre Cannes. Questo per il mondo televisivo, i vari sales agent che puntano sulla televisione vanno lì o collaborano con altri partners che possono rappresentare, perché qui su questi mercati si lavora su singoli titoli, invece a MIP TV, MIP.com
serve volume, i broadcasters vogliono volumi, hanno ore da riempire con contenuti, quindi se vai a MIP TV come piccolo distributore, piccolo sales agent, con un paio di titoli, no, nessuno ti riguarda, non ti ignorano abbastanza drasticamente. Quindi come sales agent si organizza l'anno intorno a questi quattro festival. Mercati con i festival. Ovviamente l'ambizione è sempre di avere i film in programma ufficiale a questi festival, perché così avranno più pubblicità, più visibilità, ma si organizza anche i vari market screenings. Come si può dire in italiano market screenings? Quindi hanno il loro cinema dove possono solo andare chi ha l'accredito mercato, quindi i vari buyers. Ma come vedete qui non c'è nemmeno Venezia, per esempio. Scusami Riccardo, ce ne sono molti anche che non sono ufficiali. Parlavamo con Alessandro l'altro giorno del Torino Film Festival, anche se in realtà non c'è mercato ufficialmente, però io ci vado perché so che magari ci sono delle persone che voglio incontrare, quindi mi informo su cosa, cioè magari se proiettano qualcosa e c'è un produttore con cui io voglio parlare, comunque ci vado, quindi non sono ufficiali in realtà, però... non so, dal parte del sales agent anche questo accade o no? Se magari di andare in mercati che non sono ufficiali, ma vado ad un festival che non ha mercato per incontrare qualcuno, cioè lo fa anche il sales agent? Sì, okay. Ma ce l'abbiamo appuntamenti in continuazione a questi con i produttori. Non direttamente con i filmmakers, perché i nostri interlocutori sono i produttori da una parte e i distributori locali dall'altra parte. Quindi se questo è il film che deve arrivare al audience, gli spettatori. Arriva tramite il produttore, allora proviamo a fare sales agent, che poi rappresenta il film sul livello internazionale ai vari distributori locali. Poi parleremo più avanti sui vari finestre, perché questo è un tema importantissimo, anche sulla promozione, come promuovere meglio i vari film. Ma il sales agent, che rappresenta il film sul livello internazionale, ci sono due contratti fondamentali che gestisce la vita del sales agent. Il contratto con il produttore, da una parte, e poi il contratto o licensing agreement con il distributore locale. e su quello che fa
Guadagni, proprio come il distributore locale, il sales agent che vende i diritti, quella macchina mi disturba un po', non perdo il filo. Eh? Aha. Ah, pensavo fosse una macchina. E con il produttore. Poi faremo un paio di esempi su come questi contratti possono essere impostati. Perché ci sono vari punti, deal points in inglese, fondamentali. Ma è come facciamo i soldi? Come sales agent? Sulle vendite, sì. Una percentuale delle vendite ai distributori locali, che normalmente è tra 25% a 35%. Di nuovo con investimenti anche da recuperare costi di promozione, perché ogni film, noi come Picture Tree ce l'abbiamo un investimento in media su 30-40 mila su ogni titolo che noi rappresentiamo. Che ovviamente devono essere recuperati prima che possiamo dividere i vari guadagni con il produttore. E poi in certi casi si paga anche un minimum guarantee. Non ho capito questo passaggio con il produttore dei guadagni sugli incassi. No, farò esempi più concreti più avanti, quindi... Spero di. No, lui diceva investono, Picture Tree investono 30-40 mila euro su ogni film per loro, nel senso il sales agent investe 30-40 mila euro per la promozione del film, ok? Li investono direttamente, poi il film tenteranno di venderlo, ovviamente nel momento in cui iniziano a venderlo, i primi soldi che arrivano recuperano i loro 30-40 mila euro. Cioè, ho bisogno ancora un'ora per far ripartire il mio italiano, adesso abbiate un po' di pazienza. Riccardo, ti posso chiedere qualche informazione in più sul minimo garantito, perché hai accennato a questa cosa. Ah sì, il minimum garantito è quella cifra che il sales agent può in certi casi offrire il produttore per avere i diritti del film, per poter rappresentare il film sul livello internazionale. E quella cifra varia, ovviamente tanto dipende se si tratta di un film di Nanni Moretti, ovviamente il minimum guarantee può essere un pochino più elevata. Se si tratta di un'opera prima, scordatevi dell'MG completamente, questo non... se non c'è qualche altro elemento che lo rende... appetibile, vuol dire un potenzialità commerciale, ogni tanto capita, soprattutto se si tratta di film di genere, qualche opera prima di un super talentuoso che ha fatto tante altre cose, con un cast, con altri elementi creativi che lo rende appetibile dal punto di vista commerciale. Quindi non è... Da un altro lato, questo MG va recuperato ovviamente dai guadagni del film, quindi dal
punto di vista del produttore ci sarebbe anche un interesse di cercare di coprire quel buco nel piano finanziario con fondi pubblici o con soldi soft money. Soft money, avete parlato di soft money. IMG non sono soft, per niente soft. Vanno recuperati in modo abbastanza drasticamente. Ma ovviamente abbiamo visto che il produttore vive soprattutto sul suo producer's fee, quindi quell'MG può anche servire per il produttore per ritagliarsi un compenso un po' più sostanzioso. Una volta finita il film, e questo è anche un altro discorso, se il film è ancora in sviluppo, perché noi come sales agent possiamo fare questo contratto con il produttore nel qualsiasi fase della produzione, anche sul trattamento, neanche una prima stesura è molto raro, ma capita, soprattutto se c'è un regista confermato e altri elementi già. Non riceveremo nessuna proposta da te, per un minimo garantito sui nostri progetti. Ma dipende, vedremo un po', non escludo mai niente, ma non aspettate troppo. quindi MG nella fase di sviluppo produzione ovviamente si fa una stima delle vendite come sales agent che poi lo influisce su MG sì o no invece con un film finito si fa una stima delle vendite, ma è un altro caso. In quel caso ovviamente si vede subito se il progetto in sviluppo, tutti i progetti in sviluppo, non tutti, ma tanti progetti in sviluppo sono potenzialmente capolavori, no? Sappiamo tutti si sogna dell'Oscar, si sogna di essere in competizione a Cannes. Una volta il film è arrivato a un rough cut, è più facile fare una valutazione sul potenzialità sul mercato. Cosa volevo dire? Quindi come sales agent cosa si può fare in fase di sviluppo? Ogni tanto è di scrivere un LOI. Qualcuno ha parlato di LOI? Sì, sì. Qualcuno ricorda cosa significa un LOI? La lettera di intenti per dimostrare interesse nel progetto e per aiutare il produttore, perché può anche aprire altre porte, tranquillizza un po' i vari fondi pubblici che c'è un interesse del mercato dimostrato sul progetto. Vi ricordate l'elenco? Lettere di interesse, lettere di intenti, del memo? Ah, avete la lista dei... Bene, 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 bene. Scusa Riccardo, in che momento un produttore può venire da te? O anche appunto se uno ha un trattamento, una sinossi piuttosto che una sceneggiatura, ne hai accennato, però se potessi andare un po' più a fondo. Sì, infatti questa è una bella domanda. Qual è il momento giusto di avvicinarsi a un sales agent? Dipende un po' il motivo per il tuo avvicinamento, se si può dire così.
Se hai solo bisogno di una lettera di intenti non vincolanti per portare avanti il progetto, perché forse può servire per convincere qualche altro fondo regionale o qualcosa, allora si può anche provare in e dipende anche la relazione che hai con il sales agent. Se avete già una collaborazione avviata o fa parte di un il tuo network, allora si può sempre parlare di progetti in una fase molto embrionale, solo per piantare un interesse. Non devi mai aspettare una risposta sì o no a quel punto. Normalmente, questa è una cosa importante, perché normalmente leggiamo solo le sceneggiature una volta, non aspettate che il sales agent leggerà stesura numero 2, numero 3 e poi leggiamo solo le sceneggiature una volta, quindi quella stesura deve essere convincente. Non mandare quella prima stesura che avete fatto così per arrivare a qualcosa. Quindi io aspetterei, quando si avvicina un final draft, può essere un'idea di perché ogni tanto i distributori internazionali vogliono anche avere un piccolo input sul se c'è ancora possibilità o vogliono, i produttori hanno proprio bisogno di una reazione del mercato per capire come, su quale fetta del mercato, su quale nicchia può giocare quel film. Quindi noi siamo spesso invitati ai vari co-production markets, che tu hai parlato di questi già. C'è stato un mercato, co-production market qui a Taranto? Sì. Wow. Non sono venuto, non sono stato invitato. È organizzato da Puglia Film Commission. Ah. È stato organizzato da Puglia Film Commission. Ah sì, ma forse ho sentito era parlare. È un forum. In realtà è un forum. Forum. Sì, ogni anno lo organizzano in una città diversa della Puglia. Due anni fa era a Bari, l'anno scorso a Brindisi e quest'anno hanno deciso di organizzarlo a Taranto. Quindi io ho avuto modo di osservare questo benissimo. Modo di... Sì, perché ci ho lavorato. E quindi ho avuto modo di osservare in realtà cos'è un mercato, perché di solito avevo frequentato i festival, però da utente o nelle varie giurie, ma non ero mai stata attiva, cioè tra produttori, tra... ma anche tra produttori che portavano progetti e cercavano coproduzioni. C'era addirittura una produttrice dell'Australia, ora non ricordo il nome in particolare, però insomma non c'erano solo produttori europei. E poi hanno fatto il location tour, immagino. E io c'ero anche durante il location tour. Ci lavoravo, quindi era impossibile che non ci fossi. Li seguivo nei tour. Insomma, il riscontro è stato abbastanza positivo. Con alcuni di loro sono in contatto perché avevano intenzione di girare poi qualcosa. Cioè, c'erano dei produttori, poi c'erano dei registi che avevano intenzione probabilmente di girare qualcosa da queste parti. Parti del film, quindi sì. Sì, no, ma questo è un ottimo esempio di co-production market dove si incontra. Infatti, vedremo se c'è ancora. Perché European Film Market. Qui c'è un co-production market che si chiama Berlinale Co-Production Market. Berlinale Co-Pro Market, che è uno dei più rinomati. Perché tutti vanno lì, quindi è un'ottima occasione di
organizzare anche il co-production. Anche al Marché du Cinéma ci sono varie iniziative, c'è l'Atelier che è un Cine Fondation, Producers Network, c'è una marea di iniziative. È anche un modo per i festival più piccoli di trovare un profilo e far arrivare un po' di industria. Per esempio a Torino, durante il festival la settimana scorsa, c'era Torino Film Lab, che è un altro co-production market, ma anche tante cose insieme. Non so se ho portato il... Ah no, forse ho dimenticato. Volevo portarvi un po' di esempi. Ah no, c'è... Cos'è questo? Holland Film Meeting. Holland Film Meeting è un altro co-production market a settembre, in parallelo con Holland Film Festival, dove c'ero. Solo per farvi vedere come si presentano i progetti. Facciamo il giro. Utrecht, che è vicino all'Amsterdam. Quindi è un'opportunità, questo è il Finnish Film Fair, che è un altro mercato con solo film finlandesi. Fanno così anche i vari paesi per promuovere la loro produzione nazionale verso l'estero, cofinanziano queste iniziative per invitare i vari buyers internazionali in una fase... scusa, perdo il filo in continuazione. Una fase presto, iniziale del progetto. O ci sono i work in progress con i vari film in fase di montaggio, che ha ancora bisogno di trovare sales agent o anche un po' di soldi ancora per chiudere il budget. Posso farvi vedere poi la lista di... Ci sono anche i mercati per... Quanti di voi ce l'avete i cortometraggi in sviluppo qui? Uno, due, tre... No, perché c'è anche il festival per i cortometraggi più importante è Clermont-Ferrand in Francia, che in parallelo con Berlinale, infatti, è un po' complicato combinare le due. Ma loro ormai ce l'hanno un vero e proprio co-production market per i cortometraggi. Quindi quella è un'opportunità per chi fa cortometraggi. Cortometraggi in realtà dal punto di vista business è un po' difficile perché non c'è un mercato per quelle, è più un biglietto di visita del regista, del produttore per far vedere che sono in grado di produrre, di fare le cose bene. Accennavamo anche lo Short Film Corner di Cannes, che è un'altra opportunità. Film Corner a Cannes, non è un reale co-production market per cortometraggi, ma è di nuovo un'ottima vetrina sì. Network per chi lavora sui cortometraggi. Benissimo. E poi ci sono i vari festival solo per i cortometraggi, uno dei più, Clermont-Ferrand ovviamente. C'è un altro che voglio segnalare, che è Tampere in Finlandia, che è il festival più vecchio del mondo, credo. Uno dei più vecchi. Tampere. C'è anche un festival svedese importante, Uppsala Short Film Festival. C'è qualche tedesco lì, credo. Come si chiama? Oberhausen, se mi ricordo bene.
per i cortometraggi. E poi idealmente, scusa Richard, per appunto quei profili che stanno emergendo ci sono i talent campus che sono fondamentali, Berlino, ah, sì, Sarajevo, sì, sì. Quindi sono di nuovo reali opportunità di network, chiedono idealmente un progetto in sviluppo perché danno per scontato che se siete produttori, registi, sceneggiatori avete ovviamente qualcosa su cui lavorare, però non è vincolante per la selezione, quindi a Berlino durante la Berlinale, il che d'altro canto vi dà l'opportunità di vedere la Berlinale, di entrare IFM, è davvero credo una settimana e mezza, dura lungo, è lungo tutto il festival il Talent Campus, credo. Sono 400 professionisti divisi per... Temo che la selezione... È una selezione molto dura perché sono 400 e vengono da tutto il mondo. Essendo a febbraio temo sia chiusa ora. Però quello per Sarajevo sono abbastanza convinta che sia ancora aperta. Sarajevo Talent Campus. Sarajevo è ad agosto. Talent Campus. Pensi che Berlino è a febbraio e la deadline credo che sia già chiusa, cioè la selezione sia già fatta. Credo sia a settembre, non vorrei dare informazioni sbagliate, però ovviamente sono facilmente verificabili. Però tenete conto dei talent campus perché sono reali primi passi fondamentali per chi ci va. Ottimo, no, questo è importante. E poi... i vari corsi di formazione che poi alla fine si manifestano come un, per esempio EAVE, che anche EAVE è un corso di formazione per i produttori, con tre workshops, che finisce con project based, quindi si porta i progetti, che finisce con il weekend dei decision makers che vengono lì e guardano i progetti, quindi è diventato una sorta di co-production market anche quello. EAVE, che è il storico corso di formazione per i produttori, ma normalmente produttori più affermati che hanno già fatto qualche lungometraggio che collaborano con società più importanti sul... Sì, idealmente Maya appunto è il primo gradino, gli emergenti, e Ave è per i un po' più esperti, ce n'è un altro che si chiama ACE, che è un reale network. Corsi di formazione, tipo quelli che stiamo facendo qui in giro per l'Europa, con programmi, in quel caso progetti europei, selezionati. Internazionali, quindi rigorosamente in inglese, tutto in inglese. no, ma quindi è importante tener conto di tutti questi co-production markets, perché ognuno ha il suo profilo, quindi non è che ci sono i co-production markets specifici per i film di genere, di horror, ci sono altri con Baltic Events a Tallinn che copre i stati baltici in collaborazione con i paesi nordici più che altro. C'è Cottbus vicino a Berlino che per i Est Europa. C'è a Trieste a gennaio When East Meets West, che anche quello per i progetti dell'Est con in collaborazione con Italia più che altro, ma Europa Ovest. Adesso vado a Göteborg Film Festival a gennaio, Göteborg. No, con il mio accento di Göteborg, Göteborg. fine gennaio c'è un bellissimo festival lì che con una parte industria, Nordic Markets,
Quindi per chi interessa dei film scandinavi è un ottimo posto. Subito prima Berlinale. Rotterdam Film Festival ha un co-production market che si chiama Cinemart, che è anche quello uno dei più rinomati, più storici in Europa. Rigorosamente art house. È a gennaio, è subito dopo When is Meets West, e lì pure c'è la migrazione, la gente parte da Trieste e va direttamente a Rotterdam. Sì, anche quello in parallelo con Göteborg Film Festival, quindi è sempre un po' difficile combinare i... E poi collaborano tra di loro questi mercati un po', fanno rete tra di loro. Quindi tra Cinemart e Berlinale Co-Production Market c'è un, come si chiama, Rotterdam Berlino Express o qualcosa. Portano 4-5 progetti selezionati per Cinemart, vanno anche automaticamente a Berlino. Quindi per chi non aveva opportunità di andare a Cinemart c'è sempre la possibilità di recuperare lì. Quindi cercano di evitare sovrapposizione, ovviamente c'è un po' di competizione tra tutti questi mercati perché sono finanziati anche dall'Europa, dall'Europa creativa, tanti di loro. Ma fare rete, fare partnership è un modo di come dire, cercare di essere complementari invece di in competizione. Quindi ecco perché cercano di avere il suo profilo molto, molto preciso. A Istanbul c'è un bellissimo mercato che si chiama Meetings on the Bridge, aprile, ma solo per i film turchi. Ma basta Evanza, perché lì fanno le cose fantastici e interessantissimi. Altri mercati. Galway è un altro bel mercato. Galway Film Fled in Irlanda, luglio, inizio luglio. Galway Film Festival e Galway Film Fled, che sarà il loro mercato. No, lì se mi ricordo bene, non mi ricordo i criteri di eleggibilità. Questo è molto importante anche vedere i vari, perché ogni mercato ha i suoi vari criteri di eleggibilità. Per esempio Cinemart ormai è abbastanza, perché tutti vogliono andare lì, quindi è anche Berlinale Co-Production Market. Hai bisogno di avere, adesso non mi ricordo a memoria, ma 30-40% del budget già coperto. Devi avere un distributore locale già coinvolto e così via. Ogni tanto si lamentano i stessi organizzatori di questi criteri, perché arrivano i progetti bellissimi, fantastici, che non sono eleggibili, quindi gioca anche contro il loro... Ma, devono per rendere la cosa gestibile non devono per forza avere i criteri di eleggibilità, perché sennò arriverebbero talmente tante domande che non sarebbero più in grado di. Io quest'autunno sono andato a questo Holland Film Meeting, Finnish Film Affair. Poi c'era, sono andato a Abu Dhabi Film Festival, ce l'ha un mercato che si chiama Sanad, che è anche un fondo per i progetti arabi.
Molto, molto, con tutti i soldi che ce l'hanno, ci hanno trattato molto bene, diciamo. Abu Dhabi Film Festival no, ottobre. Sì, fine ottobre. Com'è? Il fondo Sanad, un produttore non arabo può far domanda al fondo Sanad se nel suo gruppo, se il regista è arabo, oppure se deve girare nel mondo arabo, un produttore non arabo può far domanda lì. Deve sempre essere un legame con i paesi arabi. Cioè, se sei arabo sei avvantaggiato, però io ho fatto domanda. Non... Sono tanti arabi che fanno domanda. E poi c'era questo weekend di Eave e poi c'era Torino Film Lab la settimana scorsa. Quindi ogni, come sales agent, con tutti gli inviti che arrivano, si potrebbe anche andare ogni weekend, perché normalmente sono giovedì, venerdì, sabato o così si combina con un bel location. Un altro mercato che adesso diventa sempre più popolare è Les Arcs in Francia, metà dicembre, perché vanno lì a sciare. E c'è perfino quel per il ski lift. C'è il ski lift pitch, lo chiamano. Quindi devi pitchare il tuo... Pitchare, si dice pitchare. No, ma ognuno... Ripeto, se deve trovare il suo profilo, il... Se riesci a fare il pitch sul script è massimo. Quanti minuti di media? 30 secondi. No, ma questo è un altro punto importante, perché quindi ci sono i produttori, normalmente sono lì anche con il regista o lo scrittore del progetto, si presentano insieme per avere più peso, perché... sì. Quindi un pacchetto di vacanze va insieme. Infatti con Alessandra dicevamo, non so chi ha detto. Alessandra ci diceva che a volte il produttore va da solo durante i pitch, a volte c'è il regista, quindi e dipende dal caso, cioè con chi devono costi, parlare più che altro. Anche dai costi, sì, certo, può permettersi di portare anche il regista, certo, questo sicuramente, perché ovviamente tocca il produttore pagare per il direi proprio di sì. Sì, no, può essere vantaggioso, perché come buyers, come sales agent, è importante avere la visione del film anche dal regista, perché questo è il primo, voi avete già parlato dei pitch come queste, sì, perché tutti questi co-production market o sono solo one-to-one o è one-to-one più un public pitch. E poi questi one-to-one sono molto organizzati in modo abbastanza rigoroso, con i vari time slot, o 20 o 30 minuti normalmente. 20 minuti è poco, quello è proprio per arrivare
Vuol dire, l'obiettivo principale dal punto di vista del produttore non è di ottenere un sì o no, ovviamente non ci sarà nessun decision maker pronto a dire sì o no a un progetto dopo un incontro di 20 minuti, ma è di ottenere come dire, un rapporto e la possibilità di fare un follow up e convincere quella persona davanti di leggere il progetto, e quello è lo scopo principale, no? Devo organizzarmi un po', perché poi ce l'ho in presentazione. Facciamo una pausa, così riesco a...